E ciao a tutti ragazzi, oggi io sono sempre XR01 e oggi siamo al 13° episodio di Pokémon Smeraldo Randomizer con questa bellissima maglietta. Andiamo subito ragazzuoli, what the? Oh, eccoci qua, eravamo rimasti qua. Ok, sì, grande Federica. La mano amica. Vabbè, a parte gli scherzi, andiamo. Pium, pium, pium. Pium, pium, pium. Allora, c'è dato, abbiamo sconfitto. Oh, eccola qui la torre, ragazzi. Torre Miraggio. Attenzione. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare. Allora, vediamo un attimo qua. Ok. Poi dobbiamo mettere la bicicletta, ragazzi. Quindi assegniamo la bicicletta. Dov'è? Ok. Cazzo, è difficile, penso. È difficile. Vediamo un po' se ci... Ok, ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. Mamma mia, era difficilissimo comunque. Ok, andiamo. Allora. Oh, merda, ragazzi. Ma posso dire una cosa? Che ridere? Io uccido solo per... Come super efficace il braciere, ma... Che cazzo di tipo è, ragazzi? Ok, eccoci qua. Destra o sinistra? Pensiamoci. Facciamo destra, vai. Vediamo un po' cosa ci dà, ragazzi. Vediamo un po'. E dovrebbe cascare la torre tutta di più. Ok. È sparita da nulla. E l'altro posto ovviamente si è... Il radio posto si è sparito nella sabbia. Scusa, se io vado qua... Ok, no, non fa un cazzo. No, non fa niente. Va bene, ora sfido un po' di allenatori qua, ragazzi, nel chill, proprio. Ma ragazzi, sconfiggo tutti questi allenatori qua sotto, proprio velocemente. Ok, ragazzi, andiamo qua. Oh sì, mi hanno avvelenato Blaziken, ragazzi, mi hanno avvelenato. Oh, andiamo avanti, ragazzi. Finalmente si va avanti dopo che ho sconfitto tutti gli allenatori. Ci sono stato tipo 20 minuti, vi giuro. Andiamo. Sankern. Vai. Penso che muore Blaziken dopo questa lotta, Però forse lo può uccidere. E lo uccide. Si prende l'esperienza di quel... Manco subisce danno. Attenzione, magico Blaziken. Però ora muore sicuro. No, dà un botto fastidio. Ok, ovviamente dà un botto fastidio. Oh, ragazzi, allora, vediamo un po'. Eccoci qua, ragazzi, a Petalipoli, che dovremmo fare questa palestra, se dovrei ricordare. Mi sa? Non mi ricordo, ragazzi, se era qua, però mi sa di sì, Sala precisione, volte passare la porta, sì. Ok, sì, ok, vai. Scherzetto, questa è la sala precisione, dura quando tutti gli attacchi vanno a segno. Oh my god, oh my god. Amo te rompo il sederino. Ah bella. Metagross. Oh cazzo. Mi sa non io rompo più, ragazzi. Vediamo un po'. Riduttore ci usa. Ok. Dopo, ragazzi, mi sa meglio cambiare Pokémon. E Venusaur, vai. Credo in te. Vai Venusaur, vai Venusaur. Feraltiglia. Porca troia, ragazzi. Ok, Metagross andò via con Charmeleon. Bravo Charmeleon. E addio Metagross. Ok, io direi di andare a curare i Pokémon. Allora, andiamo sempre a destra, ragazzi. Andiamo sempre a destra. Scritto se la recupero. Vai, vai. Sì. Qua, il cavo destra non mi ricordo come... Si dovrebbe chiamare forse Norman o qualcosa del genere. Comunque è il padre, dovrebbe essere il padre in questa capo palestra. Dovrebbe essere il padre. Quindi sì, ci battiamo contro il padre. È una bella cosa? Può darsi. Vediamo un po'. È una bella cosa. Intanto Blaziken distrugge tutto. Allora, intanto ragazzi, come state? Che mi raccontate di bello? Ok, qua Smog ci usa, forse ci avvelena, non lo so. Penso di sì, perché questo è un testa di cazzo. Che ci deve sempre avvelenare Blaziken, ragazzi. La terza volta che... O la quarta che mi avvelenano Blaziken.
Blaziken è una cosa incredibile con l'avveleno, cioè li vuole proprio bene. Ok, ci metto Venusaur, intanto lui ci usa bella sassata che non ci fa un cazzo proprio. Beh, Venusaur, rompi il culo, va. Beh, Duarte. Attenzione, Venusaur con 20 di vita distrugge Magargo. Livello 29 per Venusaur. Profumino. Che cazzo serve Profumino, ragazzi? Ma va, fanciullo. Te e Profumino, fratello. Vai. Ok, perfetto, perfettissimo. Ok. Andiamo avanti, c'è scritto sala a poi in un attacco. Ok, va benissimo, va benissimo. Questo proprio oscilla, ragazzi, lo distruggiamo, penso. Aldo, Giovanni e Giacomo, dove lasciati gli altri? Soltanto Aldo ci sta. Dove sono? Dove sono? Ditemelo nei commenti, dove sono? Vai, foglie lama. Oh, ma non vi faccio niente. Vabbè, questa qua, ragazzi, penso che sia la palestra di Charmeleon. Penso che farò tutto con lui. Quindi, braciere, vai, Charmeleon, è tutto tuo. Questo compito è molto bello. Charmeleon, fai la palestra da solo. E fra poco, fra 4 livelli, o 3, penso, dovrebbe diventare Charizard, ragazzi. Capo palestra, vai. Ed eccoci qua, ragazzi, sì, è proprio contro mio padre. Attenzione, attenzione, attenzione. Allora, vediamo un po' i Pokémon che ho. Ok, 4, cioè, dovrebbero bastare. Vediamo un po' se c'ho tipo revitalizzanti, perché non mi va di ritornare indietro, sinceramente. Quindi, vediamo un po' se c'ho qualcosa per... Una gramella rara. Iperpozione... Casomai, ragazzi, uso la caramella rara al nostro Venusaur, così va al 30 e più la polvo energia. Ok, e una dov'è super pozione, l'ho letta, eccola. Ok, almeno Venusaur cioè sta con noi, va benissimo. Ma io direi di mettere per primo Charmeleon. Va bene così, vai. Andiamo. Papà, hai vinto 4 medaglie. Ebbene, come promesso, ci sfideremo nella lotta Pokémon. Ricky, per me è una gioia poterti sfidare in una vera lotta Pokémon. Letta è pur sempre una lotta. In veste di capo palestra farò quanto è in mio potere per vincere. Ricky, cerca di fare anche tu il meglio. Il tuo meglio. Attenzione! Incredibile. Parte la sfida di Norman, capo palestra. Attenzione ragazzi, attenzione. Crobat? Cazzo. Comunque vi ricordo che con Charmeleon abbiamo anche una bella vampata, ragazzi, da fare. E penso che è arrivato il momento di usarla. Attacco d'ala lui ci usa. Ok, ci fa poco. Vai con vampata, facci sentire questo fuoco che arde dentro di noi, incredibile. Attacco speciale, cala a picco. Famosa braciere ora. Vai Charmeleon, vai Charmeleon, brutto colpo ci ha fatto, ragazzi. Facciamo graffio, magari. Ah, non dovrebbe morire, Charmeleon. Vabbè, sì, mi ha fatto due brutti colpi su tre, ragazzi. Io devo dire, veramente ho una sfiga di merda. Vai Venusaur, credo in te. Foglie lama. No, ti prego. No, ti prego. Oh, questa ha rotto il cazzo con brutto colpo, ragazzi, ma che cosa ha? Zapdos, è il tuo momento, Zapdos. Vai Zapdos. Buono shock. Oh, basta che non mi fa tutti. Ah, ecco. E dai, Gobat, vai a dormire un pochetto. Oh, ma non dorme questo. Eccola. Ok, vai con beccata. E ciao Crobat, finalmente il Crobat è andato a dormire. Oh, guarda quanti punti mi ha dato. Graveler. Graveler pure è un cagacazzi incredibile, ragazzi, eh. Vai con tuono shock. Ok. No, ragazzi, ha fatto autodistruzione. Vedi, vedi perché, vedi, vedete perché, vedete perché, ragazzi. Il nuovo acquisto. È arrivato il momento di usarlo. Sceptile a livello 22. E loro.
Vileplume a livello 34? No, 29. Attacco rapido. Va bene. Ragazzi, Jolteon è molto Jolteonese. Attenzione, lui si sta facendo sempre questa, raga. È un testa di cazzo. Però tuono shock di Jolteon, che manda... Non ci credo. Non ci credo. No, Jolteon! Dovevi attaccare Jolteon. No, ora ci rompe il culo. Ok, no. Attenzione. Attenzione. E dai a Jolteon, distruggi Vileplume. Il mitico Jolteon che sta a livello 28. Attenzione. 1v1, ragazzi. 1v1 contro Jumpluff. Proviamo a fare attacco rapido così a Tecmo per prima. Vediamo quanto toglie. Ok. Parassiseme era rischioso. Secondo me morivo Parassiseme. Eccola. Ragazzi, penso che siamo morti, ragazzi. Quindi tocca di fallo. Vabbè che ho fatto senza due Pokémon, ragazzi. Quindi lo rifacciamo subito. Rifacciamo subito, ragazzi. Fuori. Ok, ragazzi, eccoci qua. Ora ci riproviamo subito. Ok, Coronto Crobat. Va bene, usali per... E mo non la usi più, fratello, però. Ora non la dovessi più usare. Non la dovessi più usare. Non la dovessi più usare. Addio, Crobat. Let's go. Ogni volta io con le pollastre due volte. Vabbè, la prima volta, vabbè, ho rosi. Cioè, diciamolo. Avete capito? L'ho trollata. Diciamo l'ho trollata. Perché se penso che c'avevo tutti i Pokémon curati, penso che li uccidevo easy, ragazzi, penso. Allora, Venom Polvere, vai, Venom, usa un effetto su Graveler. Insomma, ragazzi. Magnitudo 8? Ah. Ah. Ok. Va bene, testa di cazzo. Ragazzi, vi giuro, questa lotta contro sto Jupluff di merda. Lo sto facendo con Venusauro, ok? Ci siamo paralizzati entrambi. Parassiseme entrambi. E mo usa pure iperpozione sto stronzo di merda. Comunque, ragazzi, il padre è veramente tosto, vi giuro. C'ha sto Pokémon. Oh, ci ho perso due volte o tre volte, eh? C'ha sto Pokémon di merda, ragazzi, vi giuro. Vaffanculo, vaffanculo, Venusauro! Il più forte del mondo. Vai, rompi il culo anche a Vileplume. Vai, Venusaur. Vai, Venusaur. Rompi il culo a tutti. Cristiano Ronaldo. Mi sa ci rompe il culo lui, però. Attenzione. Vela in polvere. Fenomeno. Fenomeno, Venusaur, sei un cazzo di fenomeno. Sei un fenomeno. Anche se ora vai KO. Aspetta, può essere che sei una, aspetta. Ah, no, è vero. Ok, ok. Mua, Venusaur, grazie mille. Penso che mi hai fatto vincere, Venusaur. Penso che mi hai fatto vincere. Speriamo. Braciere. Qua, fallisce. Ah, fallisce, fratello. Ok. Dovremmo vincere. Fai doppio calcio, mega assorbimento. Cazzo, il mega assorbimento. Oh, oh, non mi fai niente, vai. Oh, oh. Oh, doppio cazzo. Doppio calcio, scusate, raga, questa è la dilanina proprio. Vai, vai, Blaziken. Questo, ragazzi, comunque è merito di Venusaur. Miglior Pokémon di questa squadra, ragazzi, devo dire. Anche Charmeleon ha fatto il suo. Attenzione! È morto. E abbiamo vinto. La palestra. La palestra, ragazzi. Contro il padre. Contro Norman. E andiamo. Intanto Blaziken è livello 26 qua. Sceptile tocca ancora a livellarlo. Sta al 22, ragazzi. Direi che se non vuoi prendi questo. Sì, Norman, sì. La medaglia armonia da papà. Da papà. Questa medaglia migliora la difesa di tutti i tuoi Pokémon. I Pokémon che conosco la mossa MN Serp possono usare. Ecco, ti regalo, sono sicuro che lo saprei usare correttamente. Serp, ragazzi, se lo sapete ditemi dove si trova. L'MT contiene facciata. Raddoppia il potere delle mosse se un Pokémon è avvelenato, paralizzato o scottato. Può rovesciare in situazioni circostanze.
Investi capo l'estra, provo disappunto in qualità di padre, provo gioia e un po' di tristezza, un sentimento strano. Ti ho distrutto, papino. Ah, eccoti, Ricky. Vieni con me e vieni a darti una cosa. Non ti dispiace, vero, Norman? Posso rubarti, Ricky, per qualche minuto? Ragazzi? Ciao, Ricky. Scusa, ti abbiamo fatto venire qui in questo modo. Il soggiorno a montagna ha giovato molto alla salute di Lino. E solo grazie a te. È vero che quando ha lasciato la città l'ha aiutato a catturare un Pokémon? Credo che tu abbia fatto la felicità di Lino. A dire il vero, non solo quella di Lino, ma anche quella di un padre. Sono contento che posso contare sul tuo valido aiuto. Ecco un segno del mio apprezzamento. Ah! Che cos'è, Surf? Ragazzi, abbiamo Surf! Finalmente, finalmente abbiamo Surf! Oh sì. Allora, andiamo subito a curarci i Pokémon. E poi ci salutiamo benissimo, ragazzi, contro questa. Mua. Abbiamo fatto la palestra, devo dire, molto difficile questa, eh. Oh, Fiammetta l'abbiamo fatta molto easy, ma questa qua, ragazzi, veramente. Vi dico, ci ho messo un'ora. Proprio un'ora per tutto il registramento e tutto, ragazzi. Ho iniziato alle 3 a registrare, sono le 4 e 17, vi giuro. Vi giuro, è una cosa incredibile. È veramente incredibile. Oh, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like, condividete il video, commentate, iscrivetevi, che è tutto gratis. E ciao belli, alla prossima!